Sì, oggi sono stata invitata dal signor Bushain Tangi, che è cittadino residente a Nonne Veneto, che oggi, a cui è stata conferita oggi la cittadinanza italiana e che è anche presidente dell'associazione culturale Assalam, che ha la sede in Nonne Veneto. Quindi in questa veste io ho voluto condividere, lo ringrazio per questo invito e per aver voluto condividere, insomma, anche con la comunità di Nonne Veneto questo momento importante per lui. Allora io approfitto della sua presenza istituzionale perché Cinto, paese di confine, sta passando, non si sa fra quanto tempo, insomma l'iter è avviato al Friuli. Questo può cambiare qualcosa per chi ha la cittadinanza in questo comune che poi passa il Friuli? E poi mi sembrava, prima l'ho sentita mentre parlava, delle, chi ha la cittadinanza come Istat, come statistica non viene più, cambia insomma qualcosa sulla registrazione. Ce lo può un attimo chiarire? No, mi riferivo sì alla chi acquisisce la cittadinanza italiana viene presso i servizi demografici, nelle statistiche dei servizi demografici, viene classificato, computato come italiano, quindi mi riferivo al caso di Nonne Veneto che l'anno scorso ha avuto 53 cittadinanze. Questo ha abbassato la percentuale di stranieri dal 14, perché era già un po' in calo, al 13%, quindi di un punto percentuale, perché 53 su 4.000 abitanti sono poco più di un punto percentuale. Quindi sono cittadini diventati a tutti gli effetti cittadini italiani, anche se ovviamente di nazionalità, di origine non italiana. Allora, per concludere, una nota sotto l'aspetto sociale e umano. Da questo punto di vista, proprio di rapporti umani anche con la cittadinanza? Con Bushain Tangi e con la comunità che lui rappresenta e con l'associazione di cui è presidente, il Comune di Nonne Veneto ha collaborato sia con la precedente amministrazione che con l'amministrazione che sto guidando anch'io, proprio per cercare di collaborare per il miglior inserimento anche dei cittadini di origine marocchina o di religione islamica, eccetera. Una collaborazione importante, ad esempio, è per i corsi di italiano, perché ci teniamo che le persone che vivono nel nostro paese si conoscano la lingua bene, e non è il caso di Bushain, che conosce molto bene l'italiano, e attraverso la lingua soprattutto conoscano le leggi e la nostra cultura. Per concludere possiamo dire che oggi è proprio un giorno di festa. Sì, sicuramente per Bushain è un traguardo, credo che abbia dimostrato, insomma, di vivere così nella comunità cintese come nella comunità annonese, con quello spirito di apertura e anche di associazionismo, di volontariato.